Vedo se è pronto, perché non so cosa... Devo stare tutto a posto dal punto di vista tecnico. Scusate perché è tutto a posto. Quindi possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. La conferenza di fine anno, che quest'anno oltretutto viene fatta in modo innovativo, sia per quanto ci siamo abituati con... la pandemia alle distanze, mi scuso per tutti quelli che non sono potuti entrare, ma dobbiamo ovviamente mantenere i limiti di persone all'interno della sala. Ringrazio la stampa presente, ringrazio la giunta che è qui presente con me, dove presenteremo quanto abbiamo fatto nel 2020 e daremo anche le prospettive sul 2021. Quest'anno è stato sicuramente un anno, ovviamente è banale dirlo, ma estremamente complicato. La pandemia che ha colpito il mondo ha fatto rivedere ovviamente tutte le prospettive del nostro territorio, del nostro paese, del nostro continente e dell'intero globo. Ci siamo trovati di fronte a una situazione nella quale cose che davamo scontate fino a qualche mese fa, sicuramente fino allo scorso anno, scontate non lo sono più. Sia dal punto di vista delle libertà personali, la possibilità di muoversi, la possibilità di incontrare, la possibilità di socializzare, sia dal punto di vista della libertà di impresa, della libertà di lavorare, della libertà di investire, della libertà di poter tenere aperta la propria attività. Ed è quello che stiamo vedendo e vedremo da domani in modo più consistente con l'inizio della zona rossa. È chiaro che quindi le pubbliche amministrazioni in generale si sono dovute mettere in discussione per ricalibrare le proprie azioni, per andare in aiuto alle attività colpite, per dare la risposta sanitaria necessaria che ovviamente in un momento di pandemia è stata dettata dall'urgenza, dall'emergenza, dalla situazione imprevedibile, che purtroppo continua ad esserci, perché certezze assolute sull'evolversi questa pandemia non ce ne sono. Noi come Regione Friuli-Venezia Giulia abbiamo voluto dare prima di tutto la risposta sanitaria con un fortissimo potenziamento di tutto il nostro sistema sanitario. Io ricordo solamente che in 2 anni abbiamo aumentato i 400 posti letto la disponibilità del sistema sanitario regionale, abbiamo 950 unità di personale in più nel 2020, abbiamo preso e potenziato anche in termini di finanziamento di 20 milioni dal 2018 ad oggi per quanto riguarda le rette per le residenze per gli anziani. Siamo una di quelle regioni, come sapete, che ha potenziato in maniera poderosa la capacità di tamponamento. Siamo la regione che sui test, sui tamponi molecolari, ne facciamo di più in Italia. Vi ricordo che il tampone molecolare è gold standard. Avete visto anche i diversi servizi su diversi organi di informazione, sui tipi di tampone. Noi abbiamo garantito il massimo possibile per lo strumento che garantisce maggiore affidabilità. Ovviamente in un momento di difficoltà, e su questo non c'è dubbio, con le criticità che si sono presentate, se qualcuno pensa che in un momento di emergenza mondiale, di emergenza pandemica mondiale, tutto sia calcolato alla perfezione, studiato alla perfezione, prevedibile alla perfezione, non racconta la verità. Ma su questo noi ci siamo voluti impegnare per cercare di dare il massimo possibile delle risposte in un momento, come dicevo, estremamente difficile. Non solo, come dicevo prima, dal punto di vista dell'aiuto alle attività economiche, siamo la regione che credo proporzionalmente ha garantito maggiori risorse in assoluto, proporzionalmente ovviamente al numero di abitanti.
Vi ricordo, per esempio, soltanto quelli già erogati lo scorso anno, soltanto per le attività produttive in senso stesso, abbiamo garantito 49,3 milioni di euro, a cui poi si aggiunge, per esempio, il riorientamento delle risorse polfesere per 21,5 milioni, e a cui si aggiungono una serie di altre attività, a cui dopo ovviamente farò un accenno col proseguio della conferenza stampa, che ci fa portare di fatto a più di 90 milioni di euro diretti da più da aggiungere il Polfes gli aiuti dati nel momento emergenziale. Aiuti che, tenete in considerazione, abbiamo voluto garantire con la consapevolezza che non sono esaustive le perdite che le nostre attività produttive hanno avuto. Ce ne rendiamo ben conto. E questo forte impegno economico della Regione è mirato a far sì che magari qualche impresa, malgrado il danno enorme avuto durante la pandemia, magari qualche ristorante, qualche bar, qualche negozio, qualche pubblico esercizio, in più possa riaprire la cinestra, che è quello che ci preoccupa maggiormente. Noi abbiamo voluto ragionare su quattro pilastri fondamentali, che sono quello della salute, appunto, di cui abbiamo parlato, e qui dopo faremo ovviamente nuovi approfondimenti anche con i contributi dei diversi assessori, sul lavoro, che ricomprende ovviamente le attività produttive, il lavoro in senso stesso, i liberi professionisti, la famiglia, che ricordo la famiglia, in questo momento di difficoltà è stata la rete sociale di protezione dei cittadini, dei ragazzi, dei bambini, pensiamo a quanto è successo a marzo e quanto sta succedendo ancora oggi. E poi ovviamente sul territorio. E parlo di territorio, anche in questo caso, dopo c'è un approfondimento anche su tutte le importanti azioni che abbiamo fatto sugli enti locali, ma la rete del territorio è fondamentale affinché le istituzioni possano dare risposte coordinate e condivise alla popolazione. E per questo anche il forte impegno che Regione Friuli Venezia Giulia ha messo per dare risposte alle necessità delle autonomie locali, alle anche riforme che se erano necessarie per rendere un'operatività più incisiva, abbiamo veramente messo tutto l'impegno possibile. Adesso, se non sbaglio, deve partire un video, ditemi se sbaglio, rispetto a che dopo faccio confusione e rischio di creare, e qui seguendo dalla regia tutti i vari momenti, vediamo se dovrei partire. Mi dico di sì, però deve partire, se mi dite di sì. Così vediamo i contributi in tempo degli assessori che hanno deciso anche per economia di tempi. C'è posto. C'è un'altra grande. È stato un anno difficile, probabilmente uno degli anni più difficili della storia della Regione. Abbiamo cercato di fronteggiare questa pandemia con la maggiore forza possibile, intervenendo in quelli che erano i buchi del sistema, la medicina territoriale, il rapporto con la medicina generale, il rafforzamento delle strutture, l'aumento dei posti letto, l'aumento del personale, tutti sforzi uniti anche a un altro grande investimento che sconta grande ritardo sul quale bisogna recuperare del tempo, la digitalizzazione. La possibilità che il cittadino abbia a disposizione maggiori informazioni per accedere ai servizi. È un sforzo imponente, importante, che vede Friuli Venezia Giulia insieme alle altre regioni italiane a cercare di superare i grandi limiti che questa pandemia ci ha posto. C'è un'altra grande sfida per una regione che segna oggi di essere la seconda regione in Italia in termini di anzianità, in una società che è vecchia e che aumenta le cronicità, è quella di portare i servizi sociali, i servizi sanitari più vicini al cittadino. Questo ha bisogno di sforzi importanti di investimenti in tecnologia, ha bisogno di trasformare i luoghi di residenza con maggiori servizi, con maggiori prestazioni, con un'attività più intensa che debba pensare anche allo sforzo della domiciliarità, sostenere a casa delle persone, nelle loro famiglie, quella condizione di anzianità che oggi deve essere considerata un grande patrimonio per la nostra società.
La famiglia è stata posta al centro dell'agenda politica del 2020. Lo svolgimento degli stati generali sono stati una tappa fondamentale in vista della redazione del ad abbattere le rette degli asili nido, ma anche a sostenere i centri estivi, favorire la conciliazione e garantire il bonus bebè. La revisione e l'ampliamento della legge 18 sul lavoro è stato il vero traguardo di quest'anno, ha consentito di inserire vincoli legati in primis alla residenza per evitare che i nostri corregionali vengano esclusi dalla platea dei beneficiari a vantaggio dei lavoratori stranieri. Un altro principio è la condizionalità legata alle politiche attive. Il cittadino che percepisce un sussidio assicura. Dopo la chiusura dell'area a caldo da Ferriera, passaggio storico, abbiamo dato il via a percorsi di riqualificazione e riconversione professionali finalizzati al reinserimento della forza lavoro. Sotto il profilo dell'occupazione, il Friuli Venezia Giulia ha retto l'urto della crisi meglio rispetto a tutte le altre regioni, comprese quelle competitive, mettendosi al primo posto per quanto attiene il rapporto 2019-2020 del numero degli occupati. Senza imprese non c'è lavoro, per questo la regione ha investito in maniera poderosa su misure di ristoro alle imprese dalle conseguenze del Covid, che hanno interessato una platea di circa 43.000 beneficiari per circa 50 milioni di euro. Gli incentivi all'insediamento, per altra via, hanno generato un flusso finanziario di investimenti di 55 milioni di euro, a partire da un finanziamento di 10 milioni. Abbiamo accresciuto rispetto al 2019 i prestiti di FRIE e Fondo Perduto più 13,21% ed è quasi raddoppiato il totale dei prestiti a imprese per il consolidamento finanziario e liquidità per un importo di quasi 38 milioni di euro. I fondi PORFES sono stati utilizzati per 19 milioni di euro. Gli investimenti tecnologici e 6,3 milioni di euro in ICT. Nel 2020 sono stati emanati tre bandi per l'industrializzazione che finanzia 43 progetti con 4,3 milioni di euro, per l'innovazione che ne ha esauditi 111 con 9 milioni, per la sicurezza di Covid che ha coperto 175 progetti con 4,8 milioni. Sempre per l'innovazione nel 2020 sono stati approvati 7 accordi con il MISE per 2,2 milioni di euro e hanno attratto 41,5 milioni di investimenti privati con un importante effetto moltiplicatore. Anche i fondi europei che hanno avuto un impegno certificato superiore rispetto ai risultati attesi dalla comunità europea sono stati riprogrammati in uno sforzo in chiave Covid. Questo perché abbiamo voluto finanziare le esigenze legate alla sanità e anche alle imprese con l'adozione di misure di sicurezza idonee. L'emergenza economica è stata fronteggiata anche con la leva fiscale dell'IRAP, prima prorogando il versamento del saldo dell'IRAP per il 2019 della prima rata di acconto per il 20 al 30 settembre e poi concedendo a tutti i contribuenti di assolvere l'imposta effettivamente dovuta per il 20 solo in sede di saldo, quando l'imposta stessa sarà definitivamente determinata in base al volume della produzione. La Regione inoltre è intervenuta favorendo la capacità di spesa degli enti locali, rinegoziando i mutui con cassa depositi e prestiti. Nel 2020 l'amministrazione regionale ha dato un impulso importante allo smart working per tutelare i propri lavoratori e per l'intera la mobilità regionale garantendo l'intera comunità. Sono stati avviati nuovi sportelli digitali per i cittadini e per le imprese. Abbiamo ottenuto dal MISE circa 10 milioni di euro per infrastrutturazione a banda ultralarga dei plessi scolastici regionali ed indirizzato i voucher alle famiglie residenti nelle aree montane. Il Friuli Venezia Giulia, che guida la Commissione sull'agenda digitale insieme alla Conferenza delle Regioni, ha esercitato un ruolo primario nello svecchiamento dei processi di comunicazione. Siamo stati la prima regione ad ottenere
mediante convenzione con il Dipartimento per l'Innovazione, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo di 1,05 milioni di euro per la promozione e l'utilizzo delle piattaforme abilitanti, quale PagoPA, l'app IO e Speed. C'è da dire che negli ultimi due anni siamo passati dall'11° posto al 5° posto nella classifica del DESI regionale. Questo per dire come si può ancora migliorare, ma certamente siamo ai vertici, la digitalizzazione fra le regioni italiane. Sul fronte delle infrastrutture digitali, a dicembre sono stati conclusi i lavori in 61 comuni con il progetto della banda ultralarga, mentre si sta potenziando la rete pubblica regionale che in 18 comuni ha visto il completamento della connessione con gli istituti secondari non ancora collegati con la fibra ottica. La Regione ha avviato un progetto di riordino dei parchi scientifici e tecnologici regionali nella prospettiva di un loro rilancio, da conseguire attraverso la loro specializzazione e la messa in rete sotto una regia unica, attualmente ricondotta al sistema Argo, nato da un accordo di programma sottoscritto dalla Regione, il Ministero dell'Istruzione, l'Università della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico. Sul fronte dell'innovazione abbiniamo il campo tecnologico e sociale nella prospettiva di un umanesimo digitale. Reduci dall'esperienza di ESOF, capitale europea della scienza, il prossimo anno si terrà l'Active and Assisted Living Forum, che potrà fornire spunti sul rapporto tra comunità e innovazione digitale, tecnologica e sociale. Per il potenziamento della ricerca nel 2020 abbiamo riorganizzato dal punto di vista societario Friuli Innovazione e Polo Tecnologico di Pordenone, dando loro una nuova governance più aderente ai bisogni della comunità. Anche Friuli ha una missione precisa verso la ricerca, alla quale si accompagna il sostegno alle imprese come incubatore e anche la grande propensione di aiuto all'export. Intenso il lavoro sul fronte dell'istruzione e della formazione. 4.800 ragazze e ragazzi hanno frequentato nel 2020 i corsi FP e tutti gli studenti dell'ultimo anno hanno completato gli esami nonostante il Covid. La legge regionale sulla scuola, approvata nel 2020, del valore di 20 milioni, ha previsto interventi innovativi con la regia unica di Ardis per tutto il ciclo di studi. Tutte le 5.700 richieste di borse di studio universitari sono state soddisfatte. Il sistema regionale degli Atenei del Friuli Venezia Giulia ha potuto contare su un programma triennale che ha dato garanzie di risorse a cui abbiamo aggiunto fondi per l'attrattività dell'offerta formativa. La logistica è un altro asset del Friuli Venezia Giulia, accanto alla ricerca. Nel 2020 abbiamo impegnato 16 milioni 700 mila euro per robustire i porti commerciali e la portualità minore, che rappresentano la porta di accesso a... Sul versante delle infrastrutture stradali è stato stipulato l'accordo di programma per il collegamento tra la Pontebana e la tangenziale sud di Udine ed è stato redatto il progetto definitivo del primo e secondo lotto della Palmanova Manzano. Il trasporto pubblico locale ha visto nel 2020 l'avvio del servizio della società TPL FVG Scar su un bacino unico gomma, mare, tranvia, con risparmio di 14 milioni sul bilancio regionale della precedente aggiudicazione e 3 milioni di chilometri di servizi in più. Per la viabilità ciclistica, che diventa una risorsa fondamentale anche per il turismo, nel 2020 è stato predisposto il piano regionale della mobilità in bici. Se da un lato la spinta ecologica è stata impressa con una robusta politica a favore della rottamazione dei veicoli vetusti e la loro sostituzione con vetture ecologiche, lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia ha segnato, fra l'altro, nel 2020, dopo decenni, due pietre miliari con gli accordi di programma per la riconversione della ferriera di Servola e la bonifica e il reinsediamento del polo di Torviscosa. È proseguito nel 2020 l'impegno per la rimozione dell'amianto con 3 milioni di euro ripartiti da famiglie, imprese ed edifici pubblici e altri soggetti, mentre sul versante del suolo e delle manutenzioni idrauliche sono stati impegnati 7,2 milioni di euro. Altro tassello prezioso è la legge sulle grandi derivazioni idroelettriche approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, dove ci sarà un'unica grande gestione regionale e il beneficio sarà quasi esclusivamente per la montagna e ovviamente per tutto il resto del territorio regionale.
Il programma anticrisi Covid-19 ha consentito in questa pandemia di dare un sostegno fattivo alle imprese del settore agroalimentare, intervenendo nelle spese di conduzione con il sostegno alla liquidità delle aziende con un fondo che ha garantito 40 milioni di liquidità alle imprese. Il rilancio della montagna invece è stata una sfida per la quale abbiamo puntato sullo sviluppo dei giovani. I giovani nel 2020 sono stati finanziati con 8,7 milioni, 95 domande quelle che sono state sostenute e nuove imprese sono state ben 9. Questo ha portato alla possibilità della creazione di nuove filiere della gioventù nelle nostre montagne. Con 12 filiere invece sono stati i risultati della sfida dell'agro caseario, per la quale sono stati inseriti contributi per 6,3 milioni di euro. La quarta sfida invece è il raggiungimento degli obiettivi del piano dello sviluppo rurale. L'attivazione del 99% delle risorse è stato quello che è il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma ora deve proseguire la sistemazione dei danni dovuti alla tempesta di Vaia, con interventi di quasi 2 milioni di euro, ai quali si aggiungono 600 mila euro per gli interventi nel settore alghivo, più ulteriori 4 milioni di fondi utilizzati per la sistemazione delle foreste regionali. 1 milione di fondi regionali è stato destinato agli interventi sulla viabilità forestale e agrosilvopastorale, mentre 3,4 milioni sono destinati alla gestione dei parchi regionali e delle altre aree protette per sostenere la biodiversità. Il 2020 ha anche caratterizzato l'uscita del brand Io sono Friuli Venezia Giulia, un brand che punta a far riconoscere l'intera regione a livello nazionale ed anche internazionale. Nel 2020 siamo riusciti, con la grande collaborazione e la grande capacità di adattamento e di flessibilità dei nostri soggetti di produzione culturale, a realizzare in tutto e parte gli eventi culturali che erano stati finanziati e a sostenere tutti i nostri soggetti. Grazie anche all'introduzione dell'Art Bonus. Sono molto contenta che in un anno così difficile si sia arrivati a poco meno di 500.000 di euro di fondi dei privati che hanno sostenuto le nostre imprese culturali e creative. Abbiamo anche portato avanti due progetti che ci interessano particolarmente, che sono le due candidature transnazionali, una per UNESCO e una per Capitale della Cultura, che riguardano tutte e due il Goriziano, a parte del Collio e la stessa Gorizia, insieme a Nova Gorizia, e abbiamo finalmente avviato la valorizzazione del sito Villaggio dei Pescatori, che è uno dei più importanti siti paleontologici d'Europa. Il digitale Friuli Venezia Giulia è stata valorizzata attraverso la manutenzione straordinaria dei beni immobili della regione e il restauro e il miglioramento di quelli di interesse storico-architettonico per un impegno complessivo di 4,8 milioni di euro. A queste risorse si è aggiunto 1,5 milioni per interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo ugualmente cercato di realizzare tutti gli eventi che era possibile realizzare, ma abbiamo tutelato sia le imprese culturali creative sia il mondo dello sport con la possibilità di utilizzare i fondi anche della prima parte del 2021. L'anno 2020 è stato anche l'anno dell'avvio della riforma degli enti locali, l'anno in cui sono nati gli enti di decentramento regionali che raccolgono l'eredità delle nostre province e fungeranno da contenitore per le province che verranno. Quelle province che dovranno riprendere in mano le funzioni di carattere provinciale di un tempo, ma che soprattutto dovranno fungere da catalizzatore per le nuove funzioni che la regione devolverà verso il basso, verso il territorio. In chiave transfrontaliera, l'INTREG è lo strumento concreto per le politiche comuni con la Slovenia. Nel 2020 la nostra regione ha ottenuto la conferma dell'autorità di gestione per il futuro settennato. Nonostante il 2020 sia stato un anno caratterizzato da una forte crisi di carattere economico che l'amministrazione regionale ha dovuto affrontare, non è mancato l'impegno dell'amministrazione sul settore della sicurezza a favore dei cittadini con i contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle abitazioni e a favore dei sistemi di videosorveglianza e le proprie attrezzature, penso al caso di Trieste con il nuovo laboratorio del falso documentale. Contestualmente è stato serrato il confronto con tutte le amministrazioni competenti, dalla Polizia Frontiera, la Prefettura, il Ministero dell'Interno, per andare a debellare il fenomeno dell'immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica. Il secondo filone su cui abbiamo insistito molto è il bene casa, con la decisa ripresa di una politica di supporto
ai mutui per la prima casa, ma anche con contributi per interventi realizzati con soggetti pubblici e privati. Solo per il recupero di mobili, arredo, viabilità e edifici scolastici sono stati impegnati 6,3 milioni di euro in 38 interventi. Abbiamo investito 1,5 milioni di euro per edifici di culto. Infine, nel 2020 abbiamo destinato nuove risorse per la manutenzione di edifici che ospitano sagre e finanziato l'acquisto di batterie per la comunità fotovoltaica. È stato un anno nel quale, ancora una volta, la nostra protezione civile è stata in grado di dimostrare la propria forza. La presenza, i momenti difficili, la distribuzione sul territorio, l'assistenza alle persone, la solidarietà negli altri paesi davanti ad altri eventi, anche nel mezzo della pandemia. Anche qui una grande sfida, una grande trasformazione, in particolare legata anche agli sforzi degli grandi investimenti sulla prevenzione e a difesa del territorio. Un altro grande obiettivo raggiunto che pone la nostra protezione civile, il nostro sistema dei volontari, ad esempio in questo paese, ancora una volta, dopo i tragici fatti del 1976. Grazie. Tanto ovviamente ringrazio tutti gli assessori. È un video un po' lungo, ma anche mi sorprendo perché poi uno facendo le cose quotidianamente non è sempre ben presente in ogni momento gli sforzi che tutte le direzioni e gli assessori fanno durante l'anno, perché ovviamente, soprattutto in quest'anno, con il proseguire dell'emergenza, uno guarda sempre quello che deve fare domani, mettile anche in questo momento a vedere cosa abbiamo fatto ieri e oggi, per far capire anche l'impegno della tua amministrazione, che è riuscita in tutti gli ambiti, malgrado le difficoltà del momento, ad intervenire, penso, in modo molto importante. Parlavamo prima degli sgravi fiscali. In totale noi abbiamo dato sgravi fiscali, scusate, aiuti all'impresa. Voi pensate che soltanto quest'anno, proprio per l'emergenza pandemica, abbiamo garantito, lo ricordava nel video l'assessore Zilli, il posticipo di fatto, perché non si paga più l'acconto, ma si paga soltanto il saldo finale dell'IRAP, che per capirci vuol dire aver spostato 125 milioni di euro. Abbiamo messo, ricordavo prima, 21 milioni di euro post-fair. Se sommiamo alle risorse di cui parlavamo prima, sommiamo anche le ulteriori risorse date per esempio per le palestre oppure per le attività sportive, sommiamo i contributi dati ai comuni Contari e Cosap per alleggerire ovviamente il peso su le attività colpite dalle diverse chiusure a seguito della pandemia, pensate che Regione Friuli Venezia Giulia ha messo 93,1 milioni di euro, compresi ovviamente anche i contributi che erogheremo fattivamente all'inizio del prossimo anno, ma già stanziati quest'anno, più 21 milioni di euro post-fair. Voi capite che è un'ingente, enorme quantità di risorse che per una regione da 1.200.000 abitanti non ha paragone a livello nazionale. Voglio poi ricordare una parte importantissima, prima dicevo uno dei pilastri, la famiglia. Sulla famiglia non è semplicemente che abbiamo fatto una manifestazione di buoni intenti. Non abbiamo semplicemente raccontato quanto è importante la famiglia per la nostra comunità. Abbiamo stanziato, lo ricordava anche nel video l'assessore Rosolen, un'ingente quantità di risorse rivoluzionando il welfare che la regione garantisce per la propria popolazione. Non soltanto i contributi di nuovi nati, abbiamo confermato, ma pensiamo ai fondi per l'abbattimento rette per gli asili nido, che dai secondo in figli voi e malgrado queste difficoltà noi continuiamo a confermare, malgrado anche le difficoltà economiche che vive anche la regione ovviamente in qualità di ente pubblico, ma continuiamo a confermare con 22 milioni di euro, fondi che sono triplicati negli ultimi 3 anni. Aggiungiamo a questo il 50% di sconto sul TPL per gli studenti sia nell'urbano che nell'estrourbano. Aggiungiamo su questo il contributo che diamo per i centri estivi. E tutto questo nel momento di pandemia oltretutto è stato possibile per le nostre famiglie, soprattutto nel momento in cui tutte le scuole erano chiuse ovviamente, convertire questo contributo per quanto riguarda la possibilità di avere un babysitter per i figli che abbiano dovuto rimanere a casa ovviamente mentre i genitori lavoravano.
Per quanto riguarda il lavoro, sul lavoro abbiamo, oltre la norma e la legge che abbiamo approvato di riforma sul lavoro, noi abbiamo potenziato di molto le risorse per le assunzioni, ampliando persino la platea, mentre antecedentemente riguardava principalmente il tempo indeterminato, abbiamo ampliato anche per altri tipi di contratti. Il dato che oggi vediamo anche sui giornali, che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia che, in cui l'occupazione cresce ma di fatto rimane stabile e tutti gli altri vedono un segno in meno, è dovuto sicuramente e prioritariamente, e di questo ringrazio, ovviamente a tutti gli attori del mondo produttivo della nostra regione. Ma credo ovviamente che dentro ci sia un'importante decisione che ha preso la Regione Friuli Venezia Giulia nel stanziare risorse per favorire perlomeno la tenuta di quel mercato del lavoro che ci preoccupa particolarmente. È chiaro che questo, sia ben chiaro, è dovuto anche al fatto, ma così come tutto in Italia, per blocco dei licenziamenti. Infatti siamo molto preoccupati sul 2021. Non a caso lo stanziamento noi l'abbiamo aumentato rispetto all'inizio del 2020, per il 2021, e vedrà ovviamente un ulteriore aumento, come è avvenuto ogni anno, nelle manovre di assestamento che faremo durante il 2021. Abbiamo potenziato per esempio i centri per l'impiego per 25 milioni di euro quasi. Per quanto riguarda l'ambiente, ricordava prima l'assessore Scocimarro, sull'ambiente tenete conto che io voglio iniziare parlando di ambiente in un modo molto chiaro. Questa amministrazione regionale, partendo ovviamente dall'assessore competente, non è un'amministrazione che pensa che per tutelare l'ambiente serva non guardare l'ambiente, non intervenire sull'ambiente. Noi pensiamo che la tutela dell'ambiente passa attraverso un intervento, pensiamo alle opere anche con la Protezione Civile che abbiamo fatto e insieme ovviamente all'assessorato all'ambiente, per la tutela del territorio. Guardate che il maltempo avvenuto quest'anno ha fatto meno danni, perché anche grazie alle opere varie, tutte le opere fatte dal commissariamento sul rischio idrogeologico, che ovviamente la struttura è dentro l'assessorato all'ambiente, abbiamo tenuto perché sono stati fatti quegli interventi. Io in quest'anno ho visto anche le proteste perché abbiamo fatto qualche argine del fiume, oltretutto in modo molto compatibile, utilizzando la pietra ed altro. Se gli argini non si fanno, il primo a rimetterci è ambiente, oltre che ovviamente primariamente le persone e le attività produttive. L'ambiente si tutela intervenendo in modo corretto, ovviamente, in modo puntuale, ovviamente, però si tutela intervenendo. Noi siamo intervenuti per chiudere l'area calda di Servola. Se facevamo come qualcuno aveva agito negli scorsi anni, guardando da lontano la situazione, lamentandosi per quello che avveniva, oggi l'area calda non sarebbe chiusa. Io vorrei ringraziare su questo tutti gli attori, dall'autorità di sistema portuale, al Ministero dello Sviluppo Economico e a tutte le parti coinvolte, perché siamo riusciti in questa importante, difficile, insperata, anzi, io ricordo che quando feci la campagna elettorale tutti dicevano tanto rimarrà tutto così, obiettivo che vuole portare non soltanto la chiusura dell'area caldo, ma vuole portare, e a questo possiamo abbinarci per esempio anche alla questione Tor Viscosa, nuovi insediamenti produttivi che possano essere sostenibili e soprattutto possono portare nuove possibilità occupazionali. Non ripeto la questione dei 150 milioni di euro di risorse pubbliche prima state dall'assessore e dei 500 milioni di euro di investimenti privati che si prevedono per queste realizzazioni. Un'altra parte importante, che io lo collegherei alla parte famiglia, che anche questo è una parte fondamentale, è quella che il vicepresidente Riccardi ha portato quest'anno, proprio questi ultimi mesi, che è il piano per la non autosufficienza. Anche qui una grande rivoluzione. Dove noi abbiamo previsto un budget, esattamente come avviene per i budget che destiniamo al residente e per gli anziani, per chi decide di rimanere a casa propria, perché decide di rimanere all'interno del proprio nucleo familiare. Perché riconosciamo nell'anziano che rimane a casa un valore aggiunto intanto anche per l'anziano stesso, ma perlomeno una situazione di parità rispetto a chi invece, per impossibilità o scelta ovviamente personale, decide di andare in una casa di riposo. Questo è un altro cambiamento di cui se ne è parlato per anni, ma noi l'abbiamo fatto
e pensiamo sia una di quelle azioni strategiche per dare assistenza alla famiglia che qua ne è l'esempio eclatante, non riguarda semplicemente i genitori e i figli, ma riguarda anche i nonni che sono parte integrante del nucleo familiare, e anzi una ricchezza enorme del nostro modello sociale, dove le famiglie, che c'è ancora questa connessione intergenerazionale, sono fondamentali. E se riguardo alla famiglia, perché ovviamente sono interventi intersettoriali, pensiamo a tutte le risorse che abbiamo messo per tutte le politiche abitative. Qui c'è l'assessore Pizzimenti che la ricordò prima, ma noi abbiamo messo i soldi per i mutui prima casa, le risorse per i mutui prima casa, le risorse per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione, dove ormai abbiamo superato le 1100 domande, correggetemi se sbaglio perché ovviamente i numeri ultimi aggiornati non li ho, ma quello è il termine di gradezza, più 1300 mutui prima casa. Devo ringraziare poi il lavoro dell'assessorato alla cultura su quello che io credevo, ho preso all'inizio, vi dico la verità, con un po' di cautela, l'art bonus, ho detto chissà mai se funzionerà. Invece la tenacia dell'assessore Gibelli ha dimostrato che ha funzionato anche in un momento pandemico e soprattutto che può essere un moltiplicatore di risorse a disposizione del mondo culturale della nostra regione. Noi qui abbiamo fatto un passo avanti oltretutto rispetto ad altre realtà nazionali. Con l'art bonus non finanziamo semplicemente i beni culturali, ma finanziamo anche attività. E questo ovviamente cambia molto le possibilità di intervento, abbiamo addirittura abbassato il limite per favorire la partecipazione del privato. Voi pensate che con un 40% di decontribuzione che diamo possiamo attivare investimenti per 100%, vuol dire che 1 milione diventa 2,5 milioni, per far capire un attimo i termini di grandezza. Siamo intervenuti con una politica in cui io credo molto, ed è soltanto, oggi abbiamo avviato soltanto il primo passo, ovvero di una promozione integrata del Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti dall'agroalimentare e anche qui siamo agli lavori. E con l'assessore Zaner abbiamo iniziato con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, che scusatemi la precisazione, ha già 40 imprese abilitate, più di 40 prodotti, esperienze passate. E dobbiamo ancora iniziare perché c'è stato il periodo pandemico, quindi noi l'abbiamo annunciato ma non abbiamo iniziato di fatto. Il prossimo anno, mi auguro anche con un alleggerirsi della pressione pandemica, potremmo intervenire con più vigore, ma ricordo che più di 40 prodotti corrispondono a più del doppio di quello che avevano fatto esperienze in passato di poco successo. Più del doppio, senza nemmeno iniziare. Chi invece è già finito era la metà dei prodotti. Per quanto riguarda quindi questo passaggio, penso che sia fondamentale che il brand Io sono Friuli Venezia Giulia diventa il marco di conoscibilità della nostra regione. Quindi si avvierà, non si fermerà l'agroalimentare, ma entrerà nel turismo, nella promozione culturale e in tutto quello che parla di Friuli Venezia Giulia. Riteniamo poco produttivo e poco efficace utilizzare 1000 claim diversi per parlare di ogni singolo settore del Friuli Venezia Giulia. Noi dobbiamo renderci conto che siamo una regione da 1.200.000 abitanti. Investiamo molto nella parte promozione, ma sicuramente non è che abbiamo la capacità di fuoco che può avere un altro paese intero da altro, e quindi quello che spendiamo dobbiamo indirizzarlo bene e rendere efficace il messaggio. Nei prossimi mesi ovviamente si avvierà tutta questa integrazione, dove verranno superati tutti i claim oggi in uso e tutto si riunirà, ovviamente declinato in modo corretto rispetto alla promozione specifica, in Io sono Friuli Venezia Giulia, non a caso oggi mascherino Io sono Friuli Venezia Giulia, che ricorda essere solo questa una prova che dopo invece si evolverà anche in un'attività di marketing riusciremo, mi auguro, abbiamo coinvolto la realtà del territorio, a farle avere un ottimo successo. Sempre invece legato all'autonomia locale di cui abbiamo parlato prima, ne ha parlato l'assessore Berti durante il video, ricordo che quest'anno sono partite DR,
Ricordo che quest'anno si è avviata di fatto la chiusura delle UTI. Ricordo che quest'anno è iniziato finalmente quel percorso per ritornare a un'organizzazione istituzionale di questa regione che possa prevedere di guardare senza demagogia a delle istituzioni organizzate al fine di garantire servizi ai cittadini. Prima di tutto, per esempio, la questione scuola, l'EDR è una di quelle competenze che hanno avuto subito sugli edifici scolastici, è fondamentale. Non a caso noi, dopo farò un breve accenno dopo, abbiamo investito per gli anni a venire con la nuova legge di bilancio moltissimi milioni di euro per proprio gli edifici scolastici, quindi 75 milioni di euro per capirci. Abbiamo iniziato sempre per gli enti locali, abbiamo proposto legge dell'assessore Roberti per quanto riguarda tutto il nuovo sistema che andrà a portare circa dalle nostre stime, dopo vedremo nel concreto, circa 1600 persone in più nei nostri comuni. Per anni si è parlato della carenza personale dei comuni che non riuscivano a garantire i servizi. Il nostro scopo, sia ben chiaro, non è avere più posti nel pubblico impiego, ma avere le persone necessarie nei comuni in una grande carenza per garantire i servizi alle rispettive comunità. Voi tenete conto che noi come giunta, visto la situazione che abbiamo trovato delle difficoltà e la mancanza di personale dei comuni, noi regolarmente dobbiamo in giunta prevedere delle proroghe per fondi assegnati per delle opere che non sono riuscite a portarsi a compimento nei termini previsti. Questo, voi capite, il costo enorme che ha. Ha un costo di tempi, perché vuol dire impegnare delle risorse senza averle utilizzate. Un costo sociale, perché quelle opere ovviamente servono alla comunità per la quale sono state chieste. E un'impossibilità degli amministratori locali di avere il personale necessario per poter svolgere il loro compito, quindi anche la frustrazione di queste amministrazioni locali di mettersi sull'impegno ma non trovare le risposte. Noi con questa riforma qui non è semplicemente decidiamo quali di dare un pochino più di personale comuni, ma è chiaro che cambia il rapporto con la pubblica amministrazione, l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. Tutto questo all'interno di, questo è stato possibile grazie all'accordo che ho firmato con l'ex ministro Tria, che ha permesso ovviamente di ristrutturare tutta l'organizzazione, pensiamo soltanto ai tributi locali, anche questa una parte fondamentale dei nostri enti locali. Faccio un breve passaggio tornando, scusate, alle questioni politiche agricole di cui penso sia un'altra parte fondamentale delle nostre attività produttive. Noi quest'anno non sto adesso a ripercorrere tutto quello che ha già detto l'assessore Zanier nel suo intervento, ma io voglio ricordare che siamo passati, abbiamo fatto un fortissimo investimento su tutta la filiera dell'agroalimentare in montagna, abbiamo dato il contributo giovani, in cui ne parlava proprio nel video l'assessore Zanier, abbiamo ampliato le possibilità economiche, quindi finanziarie del fondo di rotazione, abbiamo dato il sostegno alle filiere del lattiero caseario, come diceva prima l'assessore Zanier. Abbiamo dato le risorse per piccole aziende agricole non finanziate dal PSR per le linee contributive per attrezzature agricole. Quindi tutto, devo dire, un grande impegno di tutte le direzioni per cercare da una parte di dare risposte alla crisi che stiamo vivendo, dall'altro di non lasciare indietro tutto quello che stava al di fuori della crisi, perché un altro rischio che poteva svolgersi e avverarsi in questo periodo è concentrarsi sull'aiuto all'emergenza, da quella sanitaria a quella economica ovviamente, ma non riuscire a tenere in piedi tutte quelle misure strutturali che sono fondamentali per la strada che è iniziato qualche anno addietro e deve continuare a portare avanti il Friuli Venezia Giulia, la realtà del Friuli Venezia Giulia. Ed è difficilissimo tenere insieme queste due esigenze, normalmente dal punto di vista economico. Abbiamo fatto ovviamente uno sforzo enorme cercando di togliere da una parte mentre dall'altra, dove abbiamo fatto analisi approfondite per capire dove quei soldi potevano essere spesi e soprattutto potevano essere più utili. E anche di questo devo ringraziare tutte le direzioni, perché gli assessori quest'anno con particolare intensità hanno valutato tutti i loro bilanci cercando di mettere a disposizione dell'intera giunta e quindi dell'intera comunità regionale le risorse che potevano avere una revisione e destinarle
all'aiuto, all'emergenza o all'indirizzo di attività che riteniamo fondamentali per il futuro. Io adesso farei partire l'ultimo video per poi andare nell'ultima parte della conferenza stampa. Sta per partire, solo un attimo di pazienza. Ecco. Noi pensiamo che il 2021, in un contesto di un paese che dovrà superare questa difficoltà della pandemia, il primo grande investimento del servizio e della sanità pubblica deve essere un grande piano straordinario per le competenze professionali. Non basta dire che serve assumere. Il personale deve essere assunto, deve essere stabilizzato, ma deve avere dei percorsi e delle opportunità di carriera e di formazione professionale che ci consenta di avere le molte professionalità che nel tempo sono state abbandonate. È un grande investimento nei settori della prevenzione che oggi segnano l'anello più debole del sistema. Su questo noi siamo fortemente impegnati e siamo alleati al sistema delle regioni italiane. Ci saranno grandi investimenti anche nelle strutture delle cure intermedie, che nel tempo anche qui sono state un po' lasciate da parte ad una difesa ingiustificata di presidi che non hanno ragione di esistere. La domiciliarietà legata al budget di salute delle persone, un altro concetto innovativo che mette le persone davanti alla risposta di salute e non le strutture che devono vivere per dare risposta alle persone. E un altro grande obiettivo, il completamento e la realizzazione del piano straordinario dei lavori della nostra protezione civile, che consentirà di fare un ulteriore passo avanti nella difesa del nostro territorio, registrando già nell'anno che ci lasciamo importanti interventi che ci hanno consentito di avere un bilancio sicuramente meno pesante di quello che sarebbe stato. Il 2021 sarà l'anno della riforma e sviluppo in presa. Il Covid è avanzato, ponendoci di fronte ad altre urgenze, ad altre emergenze. Non abbiamo mai abbandonato, anzi abbiamo provato, maturata e raffinata nell'arco di questi difficili mesi. La nuova legge regionale porrà al centro la ripartenza, caratterizzata da un modello di business basato sulla transizione digitale, verde e sulla centralità delle persone nel principio della responsabilità sociale d'impresa. Oltre 50 milioni di euro già stanziati per garantire l'immediata operatività. In generale sarà messo in campo di un'ulteriore misura di 125 milioni di euro per il ristoro delle categorie economiche colpite dalla crisi economica a seguito Covid. In primavera inizieremo l'iter di riforma della legge sul commercio, necessaria di un importante restyling dopo diversi anni di pressione. Per l'anno che verrà preannuncio una legge di riforma dei rapporti con la società in house insieme. O voglio dire la definizione di un unico testo legislativo della disciplina afferente alla progettazione del sistema informativo e telematico regionale, nonché la riforma dei rapporti amministrativi e finanziari fra la regione e la società. Il 2021 vedrà la conclusione di tutta una serie di gare delle centrali uniche di committenza a favore di enti locali e regione e sarà anche dedicato al riordino delle sedi regionali nel Comune di Udine. Anche per il 2021 sia le imprese culturali e creative che il mondo dello sport sono tutelati e garantiti dalla legge di stabilità. In particolare per lo sport ci sarà, entreremo nel vivo della preparazione di EIOF 2023 e per la cultura ci sarà prima fiera che coinvolgerà tutte le imprese culturali creative. E ci auguriamo, visti i buoni risultati dell'Art Bonus 2020, anche nel 2021 riusciamo a coinvolgere sempre più soggetti privati nel finanziamento di progetti culturali, perché la cultura, così come lo sport, sono una parte fondamentale della vita di tutti. Il 2021 può portarci una grande opportunità alla quale abbiamo già iniziato a lavorare. Si tratta della zona logistica semplificata, un'unica zona per regione che può ricomprendere
aree territorialmente non adiacenti, ma collegate da un nesso economico funzionale, comprendenti però almeno un'area portuale. I vantaggi sono duplici, che produrre in termini di credito di imposta e di semplificazione amministrativa. Tra gli obiettivi del 2021 evidenzia la predisposizione a un collegamento ferroviario importantissimo che è Trieste, Vienna, Lubiana, per i quali investiremo 1 milione di euro nel prossimo triennio. E intensificazione anche degli investimenti sui porti commerciali e della portualità minore, come Porto Longaro, Monfalcone e il porticciolo d'Arcole. Il 2021 saranno delle sfide. La sfida sulla nuova legge sulla sicurezza per garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale. La sfida degli investimenti, con oltre 150 milioni di euro investiti sulle concertazioni. La sfida del riordino del nostro sistema integrato. Una nuova legge sulla finanza locale che troverà la sua applicazione a partire dal 1 gennaio e che garantirà più autonomia per i comuni del Friuli Venezia Giulia. Dopo le leggi sul lavoro e sul diritto allo studio che hanno contrassegnato il 2020, il 2021 sarà la volta della legge sulla famiglia, una norma organica dotata di misure innovative e investimenti ingenti alla quale la Regione giunge con un lungo lavoro di preparazione offerto dagli Stati Generali della Famiglia. Vogliamo intensificare le politiche a favore dei giovani per l'abbattimento delle spese scolastiche. Vogliamo proseguire nel comodato gratuito dei libri e consolidare i percorsi di istruzione tecnica superiore. Ci sono altri traguardi importanti da gennaio 2021. Sicuramente l'approvazione del Fondo Sociale Europeo, di cui il 15% sarà destinato a sostenere l'occupazione giovanile e il 5% per abbattere la povertà educativa. E poi lo sviluppo di tutte le tematiche legate alla ricerca. Nel 2021 contiamo di creare 3 centri di eccellenza tematica che lavoreranno in sinergia tra loro, quello è la trasformazione digitale nelle costruzioni, quello per trasformare la montagna in un luogo attrattivo e la specializzazione sul tema della salute. Il lavoro nel 2021 sarà la vera sfida che questa regione si pone, sia con interventi importanti che sta facendo sul tema delle politiche del lavoro, sia per quanto riguarda la connessione con tutto il mondo della formazione in risposta a esigenze delle imprese. Dove contribuire nel 2021 per la rottamazione di veicoli inquinanti sostituendolo con altre vetture, ovviamente più ecologica. I primi, ad esempio, saremo noi regione con il progetto NoeRix, oltre 600 veicoli elettrici saranno in rotazione a tutti gli enti della regione. Poi altre due direzioni strategiche, da un lato il rafforzamento delle politiche plastic free a favore di chi utilizzerà sempre meno la plastica invece di usare delle tasse etiche, quindi andiamo a rafforzare quello che è l'aiuto alle imprese e non facendo gravare le tasse ai cittadini. E poi il grande progetto che andrà a impattare nei prossimi decenni, che vorremmo essere i primi in Europa, come Regione Friuli-Venezia Giulia, ad anticipare di 5 anni il New Green Deal, che ovviamente è previsto per il 2050. Quindi portare delle grandi aziende anche a Trieste, una sorta di Green Valley e di Blue Valley, e l'installazione poi alla fine, il più possibile, in tutta la regione, negli edifici pubblici specialmente, dei pannelli fotovoltaici per energie rinnovabili. Tra le molte azioni del 2021 va ricordata quella del nuovo programma di sviluppo rurale, per il quale in questi 2 anni di transizione, fatte salve le modifiche regolamentari, andremo ad utilizzare i fondi anche del Next Generation EU, ma dovremo apportare anche delle modifiche al piano di sviluppo rurale stesso per renderlo sempre più competitivo e sempre più rispondente alle esigenze del comparto economico. Siamo anche nella condizione di poter dire che un altro dei comparti necessari come sostegno è quello delle aree protette, difatti pensiamo di portare 2 disegni di legge, uno relativo proprio alla norma della legge 42 sui parchi e riserve naturali e quello sui prati stabili, per renderle attuali con i tempi, per poter consentire uno sviluppo sostenibile, ma anche uno sviluppo dell'intera amministrazione regionale e dell'intera regione. Dovremmo invece intervenire in maniera importante sul bostrico che sta danneggiando le nostre foreste, per le quali abbiamo già approntato le misure e andremo ad attuarle nel corso del 2021. Il 2021 porterà la grande sfida del Next Generation EU, ovvero sia del Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza per il nostro territorio nazionale. La Regione si è mossa tempestivamente a settembre ed ha ottenuto il favore da Conferenza delle Regioni per le 5 schede progetto sugli obiettivi da raggiungere.
La partita del Recovery Fund è una parte necessaria che vedrà ovviamente un'interlocuzione a livello nazionale con la Comunità Europea. Da parte nostra è importantissimo poter intercettare queste risorse con la futura programmazione europea e quindi con il PORFESR e anche con l'Interreg Italia-Slovenia per garantire risorse importanti per la crescita del nostro territorio. Così l'assessore ha fatto un primo ovviamente riassunto di obiettivi per il 2021. Io voglio però parlare proprio dal 2021 in poi sulla parte fondamentale che abbiamo messo nella legge di bilancio, ovvero il grande piano di investimenti che Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di muovere proprio per le politiche di lancio e di ripresa e per dare risposta a temi di cui anche in questo caso per decenni si è parlato, ma mai nessuno aveva stanziato le risorse. Io inizierei per esempio a parlare di Porto Vecchio, a Trieste, dove non vedo la slide, arriverà. Aspetto con... Ditemi quando c'è, perché è utile lì che abbiamo fatto una prima... Ecco, arrivata. Può essere fatto ovviamente un primo rendering come dovrebbero venire i due palazzi che dovrebbero diventare il nuovo hub triestino di Regione Friuli Venezia Giulia. Su questo per farne un po' di precisazioni perché non sentite di tutti i colori. Su Porto Vecchio facciamo un importante investimento, prima fra tutti è l'infrastrutturazione, dove invece che il Comune sarà Regione Friuli Venezia Giulia ad anticipare le risorse per l'infrastrutturazione, dopo ovviamente i privati che si insedieranno pagheranno le onere dell'urbanizzazione come avviene in qualsiasi caso, però noi ci andiamo a mettere per prime le risorse per attirare privati ed investire privati. Ma non solo, l'idea del hub regionale in Porto Vecchio prima di tutto fa vedere in modo molto chiaro che il pubblico è il primo a crederci. Troppo comodo dire al privato vai avanti tu che poi arrivo, forse. Invece noi diciamo il pubblico si mette in prima linea per una valorizzazione di un'area fondamentale non soltanto per Trieste ma per l'intera regione. Secondo, avremo nei prossimi anni, quando ovviamente sarà realizzata l'opera, un risparmio per la pubblica amministrazione. Perché con la vendita delle palazzi che ovviamente non sarebbero più utilizzati e soprattutto sono molto appetibili sul mercato. Con la non necessità ovviamente di investire sulla manutenzione di questi palazzi, una manutenzione straordinaria, addirittura in certe situazioni molto straordinaria perché abbiamo bisogno di interventi strutturali. Con l'utilizzazione delle risorse, penso banalmente del personale in un unico punto, voi capite che riusciremo ad avere un risparmio importantissimo per la regione e anche ovviamente la costruzione. La ristrutturazione di questo tipo di edifici permette anche di avere soprattutto il risparmio energetico, quello che ne viene dietro, sarebbe oltretutto quindi un grande risparmio e una valorizzazione dell'area. Quello che ho chiesto, ve lo dico con chiarezza, come Presidente di Regione, che in questa operazione non deve semplicemente essere, scusate la banalizzazione, ma ripingere qualche palazzo. Ma il pubblico deve rappresentare gli sviluppi un valore aggiunto per la comunità. Deve rappresentare un valore aggiunto per l'architettura, per la valorizzazione culturale, artistica di un territorio. E su questo è appunto il primo rendering che nei due palazzi uniti da questa struttura che dovrebbe rappresentare, dopo vedere il progetto, però questa è l'idea chiaro, quindi la vicinanza al mare, una struttura trasparente dove probabilmente ci potrebbe essere un auditorium al suo interno. Andiamo avanti col quartiere di Santo Osvaldo. Anche qui un'area di cui se ne è parlato della riqualificazione per anni, ma questa amministrazione regionale ha deciso di metterci le risorse. In questo caso, vediamo se andiamo avanti con le slide, scusate ma c'è stato un cambio all'ultimo e quindi immagino sia dovuto a questo. Però anche in questo caso, un'area anche simbolo, perché ricordiamo cosa c'è a Santo Osvaldo,
che viene, che la nostra idea è di consegnarla alla comunità, dove all'interno potranno esserci servizi, ovviamente quelli, penso quelli legati a tutta la parte sanitaria, ma penso anche alla sede APA, che dovrebbe anche in questo caso collocarsi in quest'area. Una riqualificazione che vuol dire, pensiamo cosa può avvenire in tutta quell'area dell'Udinese, con anche le risorse stanziate oltretutto per tutta la parte logistica, che vuol dire una riqualificazione di un'area intera, di una città, che anche in questo caso, di cui se ne discute da tanto tempo, ma noi le risorse le abbiamo messe. Discorso che vale anche per il ponte sul Meduna, strategico, fondamentale, ma a livello regionale, non soltanto per l'area del Pordenonese, e qui penso 40 anni, 30 anni, se ne parla, questa amministrazione regionale ha messo le risorse finalmente per arrivare. E guardate, con una consapevolezza, ci siamo posti ovviamente la domanda, perché tutte le altre amministrazioni precedenti avevano deciso di non finanziare? Uno, politiche strategiche, chiaramente evidentemente pensavano che grandi opere strategiche non fossero importanti. Secondo, perché queste sono opere che non si vede in un anno e nemmeno in due. E quindi non sarà questa amministrazione o questa legislatura a dover tagliare i nastri. Ma noi abbiamo voluto pensare in prospettiva e al futuro, non soltanto a tagliare nastri nell'immediato. E le scelte quindi strategiche che abbiamo fatte, perché se nessuno lo farà, se uno pensa soltanto o sono io a tagliare il nastro, e in questa legislatura o nessuno ora non si finanzia, vuol dire che non si pensa allo sviluppo del territorio, che non si pensa alle necessità del territorio. Noi abbiamo voluto guardare un po' più avanti del taglio del nastro, ma quello che serve realmente è la comunità regionale. Questo vale per esempio anche per il palazzetto dello sport di Gorizia, dove in quel caso una riqualificazione importante, dove garantiamo servizi, dove tutta la parte logistica oltretutto, e così, scusate, vado sul mercato all'ingrosso e sullo sviluppo anche del turistico ambientale di Mofalcone, che anche qua ho sentito veramente polemiche offensive, devo dire, durante il Consiglio regionale per quella comunità, che non penso si meriti, lo dico con chiarezza, non penso si meriti. Perché a tutto questo, qua non vedete le slide, noi abbiamo aggiunto per esempio i 21 milioni per tutta la viabilità da Pugliese. Da quanto tempo se ne parla, noi l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto le risorse, come dicevamo prima, per le scuole, per i edifici scolastici, più di 75 milioni di euro. Abbiamo messo le risorse per tutta l'area turistica della montagna con 36 milioni di euro e abbiamo messo altri 8 milioni di euro per la terrazza mare di Lignano. Abbiamo messo 15 milioni di euro per tutte le opere della protezione civile per il consolidamento del territorio. Abbiamo messo, ne ha parlato prima l'assessore Scocimaro, sul fotovoltaico, quindi l'efficientamento energetico. Abbiamo messo altre risorse, oltre a quelle già previste, su tutta la concertazione con i comuni, che arriviamo a circa 160 milioni di euro. Quindi anche abbiamo in più 50 milioni di euro che con una norma che faremo nei primi mesi del 2021 andremo a fare altri interventi di carattere infrastrutturale, ripeto, necessità del territorio, ma ovviamente anche di taglio più piccolo rispetto a quelle opere più importanti, per cercare appunto di avere più risultati, rilancio economico, ripresa di tutto e rilancio di tutto un settore economico del nostro territorio, risposte finalmente al Friuli Venezia Giulia, all'esigenza del Friuli Venezia Giulia. Un'altra grande sfida che avremo nel prossimo anno, e di questo ringrazio tutti gli attori che si sono impegnati, è Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura nel 2025. Non si limiterà, questo sia chiaro, faremo a breve un incontro, oltretutto con gli enti locali, non si tratterà di un evento del 2025, ma noi prepareremo una serie di eventi fino al 2025, dove vorremmo far sì che, per la quanto ovviamente che ci compete di più, ovvero quella di Gorizia, ci possano essere più mondi culturali che si incontrano, più realtà che possano trovare, diciamo, all'interno di Gorizia
delle rappresentazioni e le attrazioni dal punto di vista turistico importante. Mi piacerebbe, lo dico io ovviamente, il protagonista è il Comune di Gorizia, sia ben chiaro, malgrado devo dire che Regione Friulenza Giulia è per la candidatura garantito le risorse per portarla avanti, per portare avanti i progetti, perché ci crediamo e ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Però mi piacerebbe che si valorizzasse tutte le culture del territorio, che potesse essere quindi trovare una platea di carattere internazionale per valorizzarle, far conoscere le peculiarità del Friuli Venezia Giulia. Gorizia Nova Gorizia, capitale della cultura 2025, non è semplicemente un valore aggiunto enorme per la città Gorizia, ma un valore aggiunto enorme per il Friuli Venezia Giulia. Le sfide del 2021, non sto qua ad ovviamente ripetere le cose che in modo molto più approfondito, seppur ovviamente visti i tempi rapido, hanno detto gli assessori. Io credo però che ci troviamo la sfida tra quello del, mi auguro, del cosa verrà dopo la pandemia, e questo ci preoccupa molto, sia ben chiaro. Avremo delle ripercussioni mondiali di carattere economico che dovremo affrontare con molta forza, molta consapevolezza e anche avendo i piedi ben piantati per terra, perché ho visto anche, diciamo, ipotesi alquanto particolari avanzate in questi mesi. Avremo la sfida del Next Generation EU, ne parlava l'assessore Zilli, sul quale non abbiamo ancora garanzie dal governo rispetto alle proposte presentate, e tantomeno ovviamente dall'Unione Europea, perché il governo deve ancora presentare, sulla quale però tengo a ribadire che si faranno delle scelte lontane dal collegamento con il territorio, con le autonomie locali e con la regione, si rischia di vanificare un impatto di risorse importante per il nostro Paese. Avremo la sfida dei nuovi patti finanziari con Roma, sulla quale noi già nel patto siglato da tutta la conferenza con il governo era scritto che dovevamo rivedere i patti tra Friuli Venezia Giulia, esplicitamente Friuli Venezia Giulia e governo. Perché noi su quello siamo gli anni stati estremamente penalizzati, malgrado il netto miglioramento che c'è stato con l'ultimo patto siglato nel 2019, noi pensiamo che c'è ancora un gap importante rispetto alle altre specialità e noi non possiamo permetterci, soprattutto in un momento come questo, di tenere un gap che penalizzi il Friuli Venezia Giulia e la comunità del Friuli Venezia Giulia. Vi faccio un esempio, per esempio quest'anno, come sapete, ha aumentato in modo consistente il Fondo Sanitario Nazionale. È un po' particolare che quando diminuisce, o meglio aumenta meno del previsto, il Fondo Sanitario Nazionale, a me chiedono di aumentare i contributi straordinari che diamo allo Stato. Io ricordo quando mi sono insediato in Regione Friuli-Venezia Giulia, feci un incontro con il dottor Viola, che mi portò una bella lettera dell'ex ministro Cota, che mi diceva quanti soldi dovevamo a causa del, come ovviamente, contributo straordinario per contribuire al Fondo Sanitario Nazionale. È un po' particolare. Dopo noi l'abbiamo sanata con un nuovo patto, quella ce la siamo trovati da dover affrontare. Un po' particolare però che quando diminuisce noi dobbiamo pagare, quando aumenta non prendiamo nulla, che non pretendiamo ovviamente di avere un trasferimento, ma di avere perlomeno un aumento di compartecipazione, perché noi non usufruiamo di trasferimenti che possa andare in una direzione di equità. Altrimenti, altrettanto giusto, io sarei d'accordo. Quando tagliano non ci chiedete niente, quando aumentano non pretendiamo niente. Ma non può essere soltanto che quando tagliano paghiamo e quando aumentano non prendiamo niente, perché così c'è una leggera disparità, io l'ho fatto presente ovviamente al governo. Mi auguro sia questa sensibilità, capisco l'emergenza in cui sta seguendo il governo, però ricordo altrettanto che l'accordo con tutta la conferenza regione prevedeva la rivisitazione dei patti entro il 30 settembre. Siamo arrivati abilmente a dicembre, ma questa rivitazione non c'è. C'è un miglioramento per tutte le speciali, un primo passo per tutte le speciali, per almeno la garanzia dei bilanci 2021, ma ovviamente non c'è quello che noi penso che possiamo prendere, ovvero una rivisitazione dei patti finanziari. Concludo soltanto questa conferenza, poi ovviamente siamo tutti disponibili a delle domande, che annunciandovi che, come sapete, i vaccini partiranno, la campagna vaccinale per Covid il 27, stiamo aspettando dal Ministero e dal Commissario Arcuri come proseguirà la campagna vaccinale. Io ho sentito
prima di iniziare questa conferenza stampa il ministro Speranza mi dice, ma stiamo aspettando notizie certe, che le successive dosi di vaccini, quelli più sostanziali rispetto diciamo, alla partenza simbolica, dovrebbero arrivarci tra il 30 e il 31 dicembre. Noi è chiaro che dovremmo avere una certezza, perché noi siamo già pronti ad aprire l'agenda vaccinale. Quindi noi oggi, se sapessimo quanti vaccini ci arrivano e quando, le categorie coinvolte, quindi penso prima di tutti i sanitari, potrebbero accedere e dire vado a fare il vaccino quel giorno a quell'ora. Regione Friuli Venezia Giulia è pronta. Stiamo aspettando che ci dicano quando ci arrivano i vaccini, perché sarebbe, diciamo, non particolarmente brillante aprire il calendario e poi quando la gente viene vaccinata il vaccino non c'è. Queste sono le date che mi hanno comunicato oggi, a noi dovrebbero appunto darci conferma, mi auguro, nelle prossime ore. Appena noi abbiamo conferma, noi apriamo l'agenda vaccinale. E lo confermo al vicepresidente qui vicino a me, perché ne stiamo discutendo in modo approfondito in questi giorni. Io vi ringrazio della pazienza, è stata una conferenza stampa un po' lunga, lo capisco, ma quelli di fine anno sono un po' così, dobbiamo fare, penso sia utile a tutti, fare anche un'inquadratura su quello che abbiamo fatto, dare un po' di prospettiva su quello che dovremmo fare e soprattutto l'appello che faccio veramente per concludere è che la disponibilità che ho visto in molti, seppur non in tutti, attori regionali della politica, ma non solo di politica, io penso sarà fondamentale per affrontare la crisi economica che ci troveremo di fronte. Io penso che i momenti di unità non possano essere semplicemente un appello scritto su comunicato stampa, ma debba essere momenti di unità perlomeno sui grandi temi che possano trovare vie condivise e lasciare perdere delle polemiche che devo dire non fanno fare una bella figura, soprattutto credo a chi le faccia, soprattutto fatte in modo strumentale durante un periodo emergenziale. Colgo l'occasione per augurare a tutti i cittadini di questa regione che ho l'onore pro tempore di rappresentare in qualità di Presidente della Regione i migliori auguri di serene feste, sapendo le difficoltà che ci saranno nell'affrontarle, sapendo la distanza dagli affetti che ci sarà nell'affrontarle, sapendo l'incertezza che ci sarà nell'affrontarle. Mi auguro che con l'inizio dei vaccini e il proseguo della campagna vaccinale, nei prossimi mesi potremo tornare a una normalità che possa permettere alle persone di riacquisire quei diritti fondamentali che purtroppo in questo momento non sono stati scontati, ma che devono tornare ad essere scontati. Grazie mille. E Natale ovviamente, un buon Santo Natale anche a tutti voi e alle vostre famiglie. Se ci sono delle domande siamo a disposizione. Non vedo domande, abbiamo steso. È una cosa positiva. No, perché, no. C'è il microfono qua, sì. Il microfono è qua per anche non passarlo di mano in mano. Per... Questo? Sì. Ok, tanto grazie per la conferenza. Due domande. La prima è se ci sono delle idee per il recovery fund, cioè se la Regione ha cominciato almeno a delineare degli assi e penso soprattutto al discorso dell'isolamento comunque nei trasporti che strutturalmente il Friuli Venezia Giulia ha. L'altra domanda, e non vuole essere minimamente polemica perché le difficoltà sono sugli occhi di tutti, c'erano due grandi assi del programma elettorale, cioè la riforma degli enti locali e il ritorno alle province elettive da una parte, la riforma della sanità che è stata avviata ma ovviamente mancano tutte le delibere, sappiamo cosa è successo nel mezzo, cosa vedremo nel prossimo anno, nella seconda metà della legislatura da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Per quanto riguarda i recovery fund, come dicevano abbiamo presentato i 5 asset con tutta la progettualità che è stata approvata oltretutto dalla conferenza delle regioni. Quindi noi abbiamo fatto dei progetti, penso, proposto dei progetti importanti, ovviamente un piano complesso che abbiamo condiviso la conferenza delle regioni, stiamo aspettando un feedback da parte del governo rispetto a come intende muoversi. Dopo magari su questo potrò fare in un'occasione un approfondimento ad hoc che l'assessore Zidi ovviamente sta seguendo in prima persona, come mi ricordava anche nel video di questo 5 asset approvati. Per quanto riguarda le riforme, io devo dire che come abbiamo avuto modo
di raccontare durante la conferenza stampa, sono proprio andate avanti in quella direzione che in campagna elettorale avevamo proposto ai cittadini di questa regione. Dal ritorno alle province e gli EDR vanno proprio in quella direzione. Come sapete, purtroppo non possiamo fare autonomamente il ritorno alle province perché serve una modifica o dello statuto o del nome dell'attuazione, che su questo è un pochino più delicato, però non è, diciamo, propria di Regione Friuli Giulia, ma ci deve essere una condivisione nazionale. Noi andiamo avanti da quella strada, la strutturazione dell'EDR con nuove competenze che passeranno all'EDR anche in quest'anno vanno proprio in quella direzione. Penso che la possiamo aver dimostrato, dico con chiarezza, non abbiamo intenzione di ripercorrere la strada sull'iter della riforma, ovviamente totalmente diversa da quella passata, ma anche sull'iter rispetto agli errori fatti in passato. Noi passiamo le competenze quando spiamo che le competenze possono essere gestite, possono essere affrontate, perché altrimenti vuol dire un servizio per i cittadini. Non facciamo una riforma scrivendo il tutto dentro per poi dover fare altre decine di leggi per dire no, scherzavamo, non era proprio quello, dobbiamo aspettare. Ci muoviamo in modo serio, sapendo che una riforma istituzionale non si fa in pochi mesi, ma soprattutto non la si ha per un anno. Io penso che le riforme spot devono lasciare, diciamo, spazio a una costruzione di un assetto istituzionale che deve trovare un riscontro nell'operatività poi quotidiana che le amministrazioni locali e gli enti locali hanno. Questo ovviamente va anche per la riforma sanitaria, che non la sai in un giorno. Io devo dire che noi siamo partiti, è chiaro che ha trovato dei rallentamenti perché ci è capitata una pandemia in mezzo che coinvolge direttamente tutto il settore sanitario, però per esempio anche il passaggio fondamentale, che mi scuso se non l'ho ripetuto prima, ma penso sia, è perché l'abbiamo detto pochi giorni fa, chiederei veramente di avere un po' di attenzione su questo. Il passaggio fondamentale, per esempio, della telemedicina è proprio uno degli asset della riforma sanitaria, cioè la domiciliarità delle cure. Come abbiamo detto in quella conferenza stampa, e ringrazio ovviamente chi ne ha dato particolare risalto perché penso è importante, garantendo le cure domiciliari, semplicemente non è che non facciamo semplicemente sputare le persone, che è una cosa non banale, soprattutto pensiamo ai paesi più isolati o alle persone più isolate che devono forzarsi ad andare dal medico di base, dal medico generale e altro. Ma riusciamo a garantire un'assistenza continuativa. Questo, diciamo, momento di start-up, che ovviamente riguarda principalmente il Covid, o questa telemedicina, ma la nostra idea è di renderlo strutturale. Per altre patologie che si possono monitorare a distanza e permettono un monitoraggio continuo. Quindi c'è maggiore qualità nell'assistenza sanitaria. C'è un intervento tempestivo che non rischia di, diciamo, lasciare quella parentesi tra una visita e l'altra, che una persona non sa quello che sta avendo, il medico non sa quello che sta accadendo a quella persona e si rischia un aggravamento senza un intervento tempestivo. E questo comporta, con l'intervento tempestivo, il monitoraggio continuo, ipotizziamo, a una minore richiesta di ospedalizzazione, perché si interviene per tempo prima che la situazione si aggrava e quindi ci possa essere una patologia che richiede a quel punto un'ospedalizzazione. Su questa direzione vuole andare avanti la riforma. Come sapete, poi con quel passaggio fondamentale, che tutto il potenziamento delle cure intermedie che non si è fatto nei decenni in questa regione e che stiamo vedendo anche la crisi proprio nel momento Covid. Tutte quelle strutture intermedie mancando, stiamo vedendo la crisi nel momento Covid. È quella che noi, oltretutto, penso in un periodo assolutamente, diciamo, lontano dalla pandemia, avevamo già scritto nella riforma. E ci vediamo che quello che avevamo scritto effettivamente serviva. Oltretutto devo dire che, e scusate, veramente concludo con la risposta, l'aumento di personale che noi abbiamo garantito nella sanità, vedendo anche le polemiche, non è stato soltanto nel 2020, è iniziato nel 2019. Abbiamo già aumentato il personale sanitario. È chiaro che tutto, perché l'abbiamo dovuto fare? Perché il governo precedente a quello attuale ha permesso di superare i limiti che ci hanno stati imposti. Perché prima c'erano dei limiti imposti a livello nazionale che fortunatamente sono stati superati dal precedente governo. Prego. Se ci sono altre domande, altrimenti vi ringrazio.
vi rinnovo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Ci rivediamo il prossimo anno con qualcuno di voi, penso anche prima. Grazie.